Ciao a tutti, ragazzi! Allora, Get Ready with Me, vedete sempre novità? Io in realtà avevo già registrato un Get Ready with Me l'altro giorno quando vi avevo promesso che avrei registrato il Get Ready with Me, ma non mi piace. Cioè, per, forse non era proprio da buttare, però non lo so, non, a me non piaceva la qualità che era venuta fuori, ma ripeto, sto facendo esperimenti. Così come un esperimento è pure questo. Questo è un altro sfondo che ho ordinato da, da Amazon. Devo capire se mi piace. Cioè, un po' mi piace. Però nel caso se dovessi ripensarci lo posso sempre rimandare indietro. Eh, quella che vedete adesso è luce completamente naturale, eh, c'è un bellissimo sole, in realtà eh, per assurdo sarebbe meglio che non ci fosse il sole, perché la luce ideale naturale sarebbe quella bianca quando proprio c'è quel bel tempo bolognese classico insomma. Eh, vabbè, tanto comincia a truccarmi perché non mi posso permettere registrazioni lunghissime con il cellulare. Quindi, se mi do una mossa, è anche meglio. L ho messo troppo: mannaggia. Va bene, sto mettendo il correttore di tart sulla palpebra, lo shape tape. Quindi, ripeto, dip sono tutti esperimenti. Eh, il trucco che avevo fatto era bellissimo, solo che adesso non ho voglia di rifarlo. Il video comunque è caricato. eh Devo, se magari un giorno impazzisco e lo metto, però non avevo voglia di, di sentirmi dire. Non, non è che non avessi voglia di critiche, però già io non ero convinta. Eh, sentirmi dire cose che io già so perfettamente non ce l'avevo voglia. Eh, purtroppo lo può capire solo chi fa queste cose, perché vi per assicuro che a volte è veramente sentirsi dire delle ovvietà, mh, se, se siete scazzati già per i fatti vostri, non ne avete voglia. Quindi. Vediamo cosa ne viene fuori, sicuramente la luce mi piace di più, già cioè dall'anteprima del computer che non è il massimo, cioè nel senso che già nell'anteprima nell si vede mh, meno bene di quello che di solito poi è, invece lo vedo molto bene. Uh, ma in realtà ho, ho il sospetto che la ring light mh, con quell'intensità che l'ho messa io sia eccessiva e quindi eh, abbia difficoltà l'iPhone a regolarsi, siccome lo fa da solo perché io non posso regolare nulla, mentre nella reflex gli eh, ISO insomma alcune impostazioni le posso cambiare io nell'iPhone no quindi si regola lui se la luce è già ottimale fa un gran bel lavoro mi sembra di, di vedere già così allora andiamo a truccare gli occhi sapete che non ho idea di cosa fare proprio non ho idea sicuramente avevo voglia di un make up eh, dai toni neutri quindi quella è l'unica cosa che so però mi ero presa dietro a parte le palette di Natasha Denona mi ero presa dietro anche questa perché non la uso da un sacco di tempo e mi dispiace, la vorrei sfruttare. È la Venus XL di, di Lime Crime, perché è veramente bella. Lo faccio vedere con questa qualità qua. Comunque, questo sfondo, secondo me, rende bene perché è abbastanza neutro quindi non altera i colori. Questo maglione che uso in casa quindi poi lo cambierò. Eh, dai, sfruttiamo lei visto che non l'ho usata tantissimo. Ma sì, dai, siamo lei. Facciamo che Natasha Denona oggi, no. Anche perché di Natasha Denona riparleremo a breve. Tra non molto allora, volevo usare questo pennello che ho comprato l'altro ieri da, dai cinesi della Melissa, questo mi mancava, li ho presi tutti ragazzi, Cioè, sono troppo belli questi pennelli, sono una figata pazzesca, quindi li ho presi praticamente tutti e presto prenderò anche quelli da viso. Questo è il 202, non vi consiglio di prenderli sul sito perché ho visto che costano di più, quindi vi consiglio se avete la possibilità provate nei negozi cinesi, li trovate là. Ma chissà dove sono fatti. Se sono, non so se siano. No, non credo siano made in Italy i pennelli, figuriamoci. Però il problema è che io, da qua. Non so che colore prendere. Anche se questo è satinato. Sta arrivando il sole: mannaggia la miseria! Questo è satinato, questo qui si chiama Mystic, Però voglio provare a metterlo nella piega. Vediamo che succede. Perché è satinato, ma non, non troppo. Infatti, anche se è satinato, in realtà. Ma questo pennello è fantastico! In realtà è molto delicato. Questa palette è veramente bellissima. L'unico problema è che. non lo so, non, mi... non so bene come abbinare i colori. Però forse adesso un'idea mi è venuta. Mi sa che con lo stesso pennello. No, cambiamo che. È meglio forse uno più piccolino. Uso il 203 di Real Techniques e prendo questo colore qua, che è in bloom di, di questa palette. Visto che è più probabile che io quell'altro video non lo pubblichi, vi dico un po' le cose che avevo detto lì. Uh, sti giorni, visto che sono un pochino più a casa, in questi giorni uh, sto letteralmente rivoluzionando casa. Letteralmente rivoluzionando, ma non tanto a livello di. Mobili spostamenti anche se qualcosa ho fatto, eh, ma innanzitutto devo rifare tutta la mia postazione make up eh, proprio l'ho riprogettata e devo solo andare a prendere i mobili e ci vado sabato e montarli, che è la cosa che io più ambi allora, io ditemi, se, ditemi che non sono l'unica, io ho una. Mania per i mobili di Ikea Io adoro montare le cose di Ikea Cioè io comprerei i mobili all'Ikea A prescindere se fosse anche solo per montare Nel modo in cui si montano i mobili di Ikea Poi montato uno praticamente li sapete montare tutti Io ho montato anche un, un divano di Ikea Un armato cioè, ho montato qualsiasi cosa La cosa più difficile forse è la scarpiera Per assurdo Scarpiera di Ikea è stata la cosa più complicata Perché aveva un meccanismo particolare Insomma eh, Quindi non vedo l'ora eh, ma al di là di quello ho fatto un repulisti di armadio pazzesco, pazzesco, perché adesso tra l'altro non mi sto truccando in maniera armo ma neanche per sogno e comunque vi dico non fate caso perché alle... vedete queste ombre qua? È, è un'ombra, cioè io non ho questa occhiaia pazzesca mm, ma la luce in questo momento non è ottimale, quindi aspettate come sempre il risultato finale perché si vede meglio. Anche perché mi sa che la clip con il risultato finale ve la faccio dopo pranzo, quando il sole sarà girato. E quindi dicevo, cosa ho fatto? Ho praticamente eh, ripulito l'armadio. Da vabbè, a parte le cose che mh, vecchie non metto mai, anche se vabbè, lo faccio ogni anno. Ma quest'anno, in maniera particolare, ho eh, incentrato più, di più la cosa sul, sui miei colori mh, di palette da inverno profondo. Allora, prendo il mio comunque pennellozzo fidato del set di AliExpress. Quindi, oltre a aver tolto le cose vecchie, ok, ma ho tolto anche le cose che non sono proprio dei miei colori in palette. Ehm, perché, comunque, è vero che le usavo meno. Mm, magari facevo più fatica a toglierli prima perché erano ancora in buone condizioni, utilizzabili, eccetera. Però mi sono imposta di toglierli. Allora, quello che è successo, soprattutto nella parte dell'armadio dedicata ai giacconi, cappotti, cose così, cappelli, sharp, eccetera, quello che è successo è che ho praticamente quasi dimezzato. Ma... La cosa bellissima è che in realtà invece di avere meno cose, mi sembra di averne di più, perché sono cose che sfrutto di più. Uh, sicuramente, devo accocciare i peli qua. Sono cose che sfrutto di più, ed è una figata pazzesca questa cosa. L'unica cosa che in questa palette manca è un ombretto di transizione, cioè un ombretto da mettere sotto l'arcata. Non c'è. Prendo dalla Biba. Prendo questo, poi prenderò anche sicuramente un po' di questo. Quindi questa cosa è una figata pazzesca. Eh, ditemi se tra di voi c'è qualcuno che si è fatto analizzare, eh, sa la sua stagione, ha fatto questo lavoro. Perché eh, la sensazione, quando avrete un po', non dico tutto l'armadio perché le ho tenute alcune cose, eh, attenzione, eh, ma la sensazione è quella di avere più cose da mettere perché si abbinano tutte fra di loro. È una sensazione bellissima. Sto prendendo adesso quello Shimmer. Allora, provo a prendere un pizzico di questo, quello scurissimo, classical. Con cosa lo prendo? Lo prendo con lui, sempre di Melissa, il 203. Insomma, sono troppo felice di questa cosa, non potete capire perché tra l'altro avendo iniziato a fare questo lavoro qua mi sta venendo voglia di sistemare un po' tutta, meglio tutta casa sapete quella, quei cassetti dei documenti, quei cassetti con tutti i cavi fili, le cover che eh, io non so, cioè, sono una vergine anomala in realtà vabbè eh, come dice anche Simon non sono le, i calzini spaiati quelli che mi fanno andare fuori di testa Uh, sono un po' dei luoghi comuni. Quella della Vergine, ordinata e meticolosa. Su alcuni aspetti, non è così. Questo colore non mi piace e eh, ormai non posso fare altro che metterlo. No, <ride> questa palette, questo popolo scuro, assolutamente no. Mi sa che vado sulla mia amatissima <ride> Natasha Denona. A proposito, eh, io non avevo parlato perché appunto sapevo. Che sarebbe successo questo. Uh, non so quando, non so se nel frattempo, quando metterò questo video, sarà già avvenuta la cosa. Ma uh, chi ha, si lamentava dei prezzi, eh, io già lo sapevo che l'avrebbero fatto, però, volevo avere la certezza. Sappiate che i prezzi saranno adeguati, saranno abbassati quindi, ma lo sapevo già. Perché riconosco, anche era successa la stessa cosa con l'Incrime per dire. Eh, vabbè, vado a prenderne uno da qua, dalla Biba, questo qui, questo colore qua. Perché quello lì non mi ha soddisfatto. Uso lo stesso pennello, potete ordinare tranquillamente. Ripeto, non lo so se eh, sarà fatto nel momento in cui pubblico questo video. Sappiate che i prezzi si abbasseranno e. Eh, non sarà scontabile nel senso farà parte di quei marchi come MAC, per esempio, che di solito non è scontabile su Look Fantastic. però, esattamente come MAC, magari eh, ogni tanto faranno delle promozioni. Quindi, eh, insomma, aspettate. così come anche da Sephora: da Sephora non è sempre scontabile Natasha Denona. A volte sì, a volte no. Quindi, sarà un po' così. La differenza è che, però, almeno Look Fantastic le cose le spedisce imballate come si deve. Eh, scusatemi ma non penso che sia una cosa da poco Perché visto il costo sinceramente il dubbio che mi arrivi rotta Che per carità può succedere anche quando sono imbottite Ma sicuramente è meno rischioso eh, rispetto a come spedisce Sephora Le cose di, di Natasha Denona, di Pat, eccetera, Pat McGrath eccetera. Quindi sicuramente per quanto mi riguarda vale mm, più la pena eh, ci sono dei prodotti, dovrebbero esserci dei prodotti in più rispetto a Sephora, cioè in più dei prodotti che da Sephora non ci sono e viceversa, perché Sephora per esempio ha l'esclusiva sulle palettine, quelle mini da 25 euro, non ce le ha nessun altro sito, quelle purtroppo bisogna <ride> prenderle lì. Eh, tra l'altro sta per uscire quella nuova che io prenderò sicuramente, Ma ormai è diventato collezionismo il mio di, di natasha Denona, cioè ho deciso che non mi faccio non mi perdo nulla. ho partita con l'idea di fare un, um, eh, una palpebra super chiara, naturale, invece mi sa che faccio uno smoky alla fine. Uso sempre lo stesso pennello, prendo sempre dalla Biba, credo che venga dalla Biba, perché in realtà sapete che li ho rimescolati, che la bellezza di questi ombretti è questa Li potete rimescolare come volete voi. Mi sa che prendo questo che è leggermente shimmer, non so se si sente, ma penso di sì. La mia, mia voce è un pochino nasale, ma sono già guarita. Ieri non avrei potuto registrare perché ero nella fase acuta di raffreddore, che però è bastato rinforzare la mia dose quotidiana di vitamina C. Io sapete che di solito prendo un grammo al giorno. Eh, ma quando sento avvisaglie Questo è stato particolarmente forte Perché il mese scorso L'avevo avuto un'altra avvisaglia di influenza eh, E l'ho annientata praticamente subito Non mi è neanche venuto il raffreddore Stavolta invece mi è venuto eh, Però Avevo ieri Oggi mi è già passato cioè, Io adoro questa cosa E non so voi Ma io quando avevo i sintomi influenzali Magari prendevo actigrip grippe E cose del genere e vi giuro, non mi hanno mai fatto niente. Cioè, secondo me, mi, è pass mi passava sempre in quei due o tre giorni, tre giorni, forse di più, eh, tranne quando avevo la tosse che mi durava molto di più. Eh, cioè, alla fine era il tempo normale di guarigione. Invece, basta aumentare, per quanto mi riguarda eh, il mio fisico, il mio corpo, la dose di vitamina C. E nel giro di un giorno praticamente mi è passato. Ok, prendo questo pennellino che è di Mesauda ed è il 528. L'avevo, credo, comprato in negozio. Sì. Eh, prendo lo stesso marrone che ho usato nella piega e lo metto sotto le ciglia. Domani pomeriggio arriva Giorgia, Giorgia April. Viene da me, che come al solito deve andare nelle sue Dolomiti, eh, e si ferma da me. Faremo sicuramente un video, però sarà una clip che voi vedrete in un video futuro. Non so se allora, in realtà dobbiamo provare due cose: una, una che me la porta lei e una invece che ce l'ho io, quella che mi porta lei è la GHD, quella curve, quella che serve per fare dei, delle onde che a me incuriosisce un sacco. Allora, prima di comprarla, vista la mia lunghezza di capelli, le ho chiesto se per caso potesse portarsela dietro. Così la provo anche io. Prendo un pochino di nero, sempre dalla Biba. Voglio fare questa cosa. l'ho ho chiesto, la puoi portare così la provo e vedo se va bene. Prima di comprarla, visto che non costa poco. Mi ha incuriosito di più perché ho visto il video di Micheligna che ha fatto su, questa, su questo ferro di GHD. Soprattutto quando l'ha usato eh, insieme a quello di Remington. Lì ho visto la, ma già la sapevo, c'è la differenza fra un ferro di H GHD e qualsiasi altra cosa, Sì, riuscite a fare magari dei lavori carini anche con altre cose, ma la qualità il problema è che se avete provato un prodotto di GHD di quella qualità lì, fate veramente tanta fatica a, a usare altro. Cioè, per esempio, se GHD avesse fatto una spazzola rotante tipo quella che uso io, ma io l'avrei comprata immediatamente. Mi trovo da dio anche con quelle che sto usando. Ma sapendo la loro qualità, sono sicura che se avessi trovato qualcosa di, del marchio GHD, dello stesso prodotto, io l'avrei preso immediatamente. Matita nera, metto questa di Pupa, dell'edizione dell limitata. Erano giorni che non usavo una matita nera come si deve. Piegaciglia e mascara. Comunque, ultimamente mi sto trovando molto meglio con il. Piegaciglia di Mulak. Perché. Eh, ha più spazio per infilare le ciglia, siccome al momento ce le ho molto lunghe. Mi facilita tantissimo il compito di, appunto, piegare le ciglia. Per esempio, quello di Chanel è un po' più stretto, e quindi faccio un po' più fatica. Magari tendono a rimanermi fuori le ciglia più esterne. Io è veramente consigliato. Costa pochissimo e ce l'ho già da pff, un sacco di tempo- più di un anno Piegaciglia di, di Mulak. Mascara di Diego Dalla Palma si vede? Mascara, mamma mia, bellissimo Migliora sempre di più questo mascara Benissimo, andiamo alla base viso Metto innanzitutto la Fast Response Eye Cream nel contorno occhi Comunque è più o meno il trucco che avevo anche l'altro giorno nel video in cui mi sono struccata Cioè, niente di che eh. Quello che mi piace è che questo ombretto che ho sulla palpebra Che è satinato shimmer è bellissimo perché sulla palpebra sembra liscio, cioè sembra. non sembra un ombretto shimmer, cioè come dire. Eh, ragazzi, per chi ha la palpebra non più giovanissima, vi assicuro che questa cosa è fondamentale. L'avete provata questa poi? Qualcuno di voi me l'ha scritto di averla presa. Fatemi sapere, sono curiosissima, a me piace un sacco. Poi, mentre si assesta e agisce eh, la fast response, sulla zona T metto questa di strivetti sapete che non so se mi sembra di aver visto che l'altro giorno che su Amazon non, stava, non ci stava più, forse non mi ricordo. Correttore: allora, correttore mettiamo sempre lo shape tape, ma ho preso un altro colore. Il primo che avevo preso era il light medium, eh, che però mi sembrava un Pizzichino scuro, poco male perché comunque andrà bene anche più là e eh, con la palpebra va benissimo. Tra l'altro, mi piace un sacco l'effetto sulla palpebra. Anche gli ombretti vedo che rendono bene. Eh, ho preso, sempre su QVC UK, il Light Neutral, che poi ho visto per puro caso che è lo stesso colore che usa Giulia Cova e ho visto che va un po' meglio, cioè, secondo me, credo vada un po' meglio. Lì sembra troppo chiaro, ma sicuro che non lo è. La verità è che volevo un'altra di queste spugnette, quindi ho riordinato anche per quello. Li volevo tutti e due. Mamma mia, che figata sto correttore! Fondotinta, finalmente dopo un sacco di tempo oggi rimettiamo insieme il mio amatissimo Stay Naked di Urban Decay. Trovate tutti i colori che uso, eccetera, li trovate nell'info box. Lo metto con questo pennello di EcoTools, che anche questo l'avevo preso su Amazon. Allora, questo fondotinta, per chi l'ha comprato, tantissime di voi lo so, eh, io mi trovo meglio a metterlo prima con un pennello flat, bello fitto, e poi. Mm, lo sfumo con la spugnetta. Mi capita di metterlo direttamente con la spugnetta, ma oltre a usarne meno, ovviamente, eh, secondo me l'effetto è ancora più bello. Se mi state per chiedere se preferisco il correttore di Tarte o di Urban Decay, devo ancora capirlo. Sicuramente mi piacciono tutti e due. Io li trovo molto simili. Come caratteristiche, vabbè, la fronte non sto neanche tanto perché ho la frangia, quindi dato che diverse di voi mi stanno scrivendo perché si ricordavano che l'8 gennaio avrei fatto il botox, eh, purtroppo per causa di forza maggiore ho dovuto rimandare di una settimana, ma adesso l'ho rimandato. Io non lo so, spero che si possa vedere, percepire la resa, non lo so perché io dal vivo mi vedo piallatissima. È vero che ci avevo messo anche il primer oggi, però bellissimo. Ah, parliamo di serie TV, allora. Ho, finito, ho iniziato e finito You. Mi sembra di aver perso, non so, 20 ore della mia vita. Quante puntate sono? Non mi ricordo. Non mi è piaciuta per niente. Eh, nel senso, la trama e l'idea, sì, eh, il fatto è che non um, parla di uno stalk fondamentalmente, di, di stalkeraggio, eh, è che mi è sembrato scontato. Dinamiche ripetute, quindi, mm, diciamo, prevedibili. Eh, a parte un, diciamo, un colpo di scena alla fine della seconda stagione non l'ho trovata cioè, non lo so, l'ho trovata lenta un po' banalotta, non lo so, cioè secondo me, con, in una serie con un, un tema del genere si può creare molta, molta più suspense. Più quindi non mi è piaciuta. Quindi onestamente, se dovete iniziare qualcosa, io non ve la consiglio. Uh, ho visto la prima puntata di Crown, The, Crown, uh, The Crown, come si dice, non lo so. Molto figa, cioè molto particolare, però pesantina, nel senso che mentre le altre vi, mi faccio tranquillamente le maratone delle altre serie, questa con calma, ecco, infatti ho visto solo la prima. Con l'altro pennello dello stesso set vado a mettere il Tantour, ne prendo poco di punta così. È perfetto anche per questo scopo eh, quindi diciamo che vado molto lentamente e poi ho iniziato eh, come si chiama uh, Spinning Out e sono è una sola stagione, ma sono a buon punto. Ma l'ho iniziata così perché la proponeva Netflix è proprio nuova è appena uscita su, su Netflix, eh, l'ho iniziata più che altro perché era una. Come dire, un, una cosa molto diversa perché parla di pattinaggio. Allora, parla, non è che parla di pattinaggio. La protagonista eh, fa pattinaggio un po' tutti quelli del film di questo telefilm fanno pattinaggio. però il tema principale è il bipolarismo e l'autolesionismo. Mi sembra affrontato anche abbastanza bene. Non è nulla di mai visto, dire, una serie di quelle che dite: wow! Eh. Però piacevole, la sto guardando volentieri, ma ieri. Che praticamente tutto il giorno non ho fatto altro che sistemare il guardaroba, eccetera. Lasciandola andare lì, anche perché sono puntate da 20 minuti ciascuno, l'avevo sentito da qualcuno, non mi ricordo da chi, forse da, da Il Chioba e da qualcun altro, non mi ricordo chi. Eh, avevo sentito parlare di Scam Italia, allora io non sono amante né di cinema italiano e tantomeno di serie tv italiane, veramente difficile che mi piaccia qualcosa. Cipria di By Terry. Questa praticamente è una serie di... italiana, appunto, di adolesc molto adolescenziale sicuramente e parla di, insomma, la vita di questi ragazzi, di questi liceali, ehm, alternando un po' vari temi varie tipologie di temi, atolezionismo, uh, coming out, cose del genere. Beh, allora, ho finito praticamente la prima e la seconda stagione tutte in un giorno perché sono di 20 minuti messa a rotazione mentre facevo i lavori di casa, ma ah, eh, diciamo che è andata via leggera, eh, solo la terza. La prima non mi è piaciuta tantissimo, invece la seconda stagione mi è piaciuta un botto perché, vabbè, se la vedrete mi saprete dire. Ma mi è proprio piaciuta tanto. La terza già vedo che è un po' moscetta Però sapete cosa? Che è leggera, si guarda volentieri, soprattutto la posso guardare mentre faccio altre cose, cosa che con le serie in lingua originale non posso fare. Eh, vado a mettere no, il primo è il blush che è ovviamente ormai è sempre lui, bag di Masca, colore stupendo. Uso sempre lo stesso pennello, visto che l'altro giorno l'ho provato e mi ci sono trovata bene. Vedete come lo preleva meravigliosamente. E poi un'altra cosa stavo guardando Spinning out scam, basta. No, basta. Per il momento questa è la situazione serie TV. Devo portare un po' di cose al mercato dell'usato oggi. Prima che me lo diciate voi, visto che anche per le cose del cibo quando dico le butto e butto non pensavo ci fosse bisogno di specificarlo. Sì, le riciclo, le divido, eccetera Per i vestiti, eh, anche lì divido le cose Alcune cose, vestiti, oggetti, eccetera Alcune cose le porto al mercato dell'usato Alcune cose le porto dove si possono mh, Le associazioni varie, insomma, che possono farle avere A, a chi ne ha bisogno uh, Non quelli pubblici, quelli diciamo per strada Perché non si capisce bene che fine facciano è più probabile che vadano a finire in piazzola mh, Piuttosto che finire da chi ne ha davvero bisogno Quindi non vi preoccupate È che mi sembra assurdo doverlo specificare ogni volta e, boh. Però visto che c'è chi si preoccupa che io non lo faccia Ve lo sottolineo Capite perché a volte vi passa la voglia di fare alcune cose Perché dovete veramente specificare tutto È amnesia di Nabla Ah, Devo anche ritoccare un pochino le sopracciglia perché... C'è andata, andata il fondotinta sopra. Ah, riguardo il discorso degli sfondi, un'altra cosa che volevo dire, l'ho già detta a qualcuno di voi nei commenti, um, è anche un, un discorso mio di voler... Cioè, non ho sempre voglia di far vedere casa mia dietro. Capisco che piaccia, ci sono quelli che amano proprio questa cosa qui, però è un discorso anche di privacy personale, non che ci sia il rischio che vengano dei ladri, eccetera, però... Insomma, non sempre si ha voglia di esporre casa propria, banalmente. Ma una cosa stupida, mi capita di lasciare qualcosa che non mi va che si veda, cioè anche nel disordine. Se voglio, ecco, parliamone di così: diciamolo così. Eh, sinceramente, ecco, devo star lì a spostare ogni volta le cose. No, preferisco, ve lo giuro, che preferisco star lì a montare lo sfondo. Ok, eh, sulle labbra non ho ancora deciso cosa fare, eh, quindi direi che ci aggiorniamo dopo, alla luce naturale sempre, mm, ma soprattutto dopo mangiato, perché <ride> non metto adesso qualcosa, mentre dopo mi sistemo i capelli, mi vesto anche, cioè decido cosa mettere sopra, magari metto qualcosa di abbinato e ci vediamo dopo. Allora, mm, questo è il risultato finale. Ho rivisto un po' le clip, le clip che ho registrato. Eh, siccome ci sono delle cose da, da aggiustare, insomma, da aggiustare un po' il tiro, eh, perché in realtà ho visto che con questo sfondo e la luce naturale, la qualità è buona. Mi sembra buona, perlomeno, poi da vedere su YouTube. Però eh, con questa luce di oggi che è veramente sparata mi crea delle ombre e sembra che io abbia molte più occhiaie, <ride> che non è così, tra l'altro ho notato che fa proprio un effetto strano il, il correttore nel, in video, dal vivo è perfetto, vabbè. Comunque, mh, prima di dirvi cosa ho sulle labbra, delle considerazioni perché eh, oggi ho usato questa palette no? che vi avevo già fatto vedere, insomma in passato, così, solo che le altre volte avevo usato prevalentemente i colori luminosi. A questo giro non sono riuscita, cioè volendo usare gli opachi, non sono riuscita a farci un trucco praticamente. Quindi sono ricorsa, vabbè, a Natasha Denona. Ma in generale, mm, nee, non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Non lo so. La prima volta mi ha fatto un'impressione migliore. Sinceramente, me la vorrei mettere sotto mano, sotto, ma sotto le mani insomma, per sfruttarla un po' di più. Che mi dispiacerebbe perché è bellissima. Di per sé, però un'altra volta, insomma, questa cosa mi conferma ancora una volta che io, io, per il mio occhio, per la mia manualità, per quello che ci metto sotto poi l'ombretto, che sia il correttore, che sia i vari primer che utilizzo, il mio feeling con gli ombretti di Natasha Denona. Mm non c'è proprio paragone eh, vabbè, non penso che debba ripetermi ancora, eh, io mi ci trovo veramente da Dio, però capisco che non è uguale per tutti, lo stesso discorso vale per, uh, per altri marchi insomma, eh, anche se vorrei ritornare un po' a utilizzare un po' di più anche quelle di Anastasia, che mi dispiace perché ce le ho lì, poi da quando ho risistemato un po' le cose mi viene un po' la voglia di riutilizzare le cose vecchie, eh, comunque, una cosa che vorrei rifare è il trucco che ho fatto per capodanno che ero fuori casa quindi mi sono truccata veramente in, non nelle mie condizioni ideali, eccetera, e in 4 e 4 8 mi è venuto fuori un trucco veramente carino la sera di, di Capodanno quindi mh, proverò a rifarlo soprattutto perché utilizzo una cosa chichissima che è una chicca che vi feci vedere tempo fa con cui mi ero fissata e, e insomma volevo dirvi che non mi è passata la fissa per quella cosa lì ma ne parleremo alla fine sulle labbra ho avevo bisogno di qualcosa di idratante perché mh, cioè, ho le la labbra un po' secche oggi eh, e quindi ho preso questo ombretto, sì, questo ombretto questo rossetto di MAC ero l'ho portato per prendere Brick o là perché l'avevo vista nel video di Giulia Cova però poi in realtà quando l'ho rivisto eh, ho preferito mettere questo di MAC che è Cream Your Coffee è un creme sheen eh, mi sembrava si abbinasse abbastanza non sono mm, armo oggi eh, con questi colori anzi più, è molto più autunno però vabbè alla fine abbinando un po' gli occhi col rossetto e la maglia insomma si possono bilanciare le cose si può fare lo stesso insomma Va bene, eh, io vabbè un po' mi rode perché non sono 100% soddisfatta del, dei, colo cioè, no, dei colori della resa in video, eh, vedo che la qualità è buona, ma eh, i, colori, eh, no, i colori, cioè la, le ombre, le cose insomma non sono ancora perfette. Ma perché da questo punto di vista, ecco, lì sì che sono una perfezionista e le cose mi piace averle tutte perfette subito, ma mm, non si può fare così. Aggiusteremo il tiro piano piano. E con questo vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!